un grande successo per la Notte Europea dei Ricercatori al campus dell'Università d'Annunzio Chieti Pescara. Dalle 16 tutti gli stand affollati con giovani, ragazzi, ma anche bambini. Tanti gli eventi che si sono susseguiti in questo ampio spazio. E poi l'evento clou, quello con Mogol. Stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Augusta Consorti, prorettrice dell'Università d'Annunzio, questa è la notte dei ricercatori e se parliamo di ricerca e di università il binomio è inscindibile. Beh, certamente, questa è la notte dei ricercatori ed è una festa che riguarda tutti gli Atenei europei. Quindi tutti gli Atenei europei questa notte faranno festa e parleranno di ricerca scientifica. Noi abbiamo veramente il cuore pieno di gioia a vedere queste nostre aule, questi nostri spazi pieni di questi giovani, di questa allegria. Finalmente era importante e lo aspettavamo da tanto tempo. Si parla di ricerca, si riflette su come la ricerca sia importante e devo dire che in questi tempi si arricchisce di significati davvero molto importanti. La ricerca scientifica che consente alle persone di migliorare la qualità della vita, consente lo sviluppo economico e consente soprattutto di acquisire la libertà. E i giovani hanno capito molto bene che è importante credere nella scienza perché vogliono essere liberi. Arcangelo Merla, responsabile del gruppo di lavoro della Notte dei Ricercatori, ha organizzato, devo dire, un grande evento con tanti grandi eventi. Assolutamente, sì. Siamo fortunati dall'avere questa location fantastica che offre sfogo a tanto sapere e a tanta bellezza nel sapere. Ma abbiamo organizzato un programma che quest'anno abbiamo declinato per temi. Il tema centrale è la bellezza e la bellezza è stata declinata per esempio sulla bellezza del rispetto dell'ambiente, la bellezza della vita, la bellezza della biologia, la bellezza dell'universo, la bellezza del big data, la bellezza del metodo scientifico nel salvarci dalla pandemia, per esempio. Quindi abbiamo cercato di far comprendere quanto importante sia, uno, riscoprire la bellezza che la pandemia ci ha tolto nelle piccole cose quotidiane, anche guardare il cielo, imparare a riconoscere una stella. Due, la bellezza della scienza che ci fa crescere come collettività e ci preserva da situazioni pericolose. E tre, la bellezza dello stare insieme parlando di scienza finalmente. Che colore ha una giornata uggiosa? Che sapore ha una vita mal spesa? Ma che colore ha una giornata?